Siamo in compagnia di una delle più grandi conduttrici italiane. Grazie Barbara D'Urso. Ciao, buonasera, grazie, grazie a voi. Grazie per aver accettato questa intervista. Allora, come nasce artisticamente Barbara D'Urso? Nasce quando avevo 18 anni, sono venuta a Milano e ho iniziato prima a fare la modella, poi ho iniziato piano piano. Allora si chiamava Telemilano 58, era la televisione che ha fondato Silvio Berlusconi, era il 77 e ho iniziato a lavorare lì e poi pian piano sono passata in Rai e poi bla 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 bla, sono passati tanti anni. Tantissime cose. Il successo maggiore l'hai raggiunto con. Ma non lo so, ci sono tante tappe nella mia vita, c'è stato il periodo della dottoressa Jo, il periodo in cui il Grande Fratello, piuttosto che una trasmissione che conducevo in Rai tutti i giorni, impresa Rai, si chiamava Forte Fortissimo, e insomma ce Sono ne sono tante. tante, tante, sì. Allora, noi adesso ti vediamo come conduttrice di Domenica Live e Pomeriggio 5. Qual è la formula di questo grande successo? Perché fai ogni puntata degli ascolti stratosferici. Ma guarda, non lo Cos'è? so, in realtà non c'è nessun segreto, non c'è nessuna formula, è una squadra piccola però molto forte, cerchiamo di essere sulla notizia, io cerco di essere anche solare, cerco soprattutto di essere me stessa, io sono così e quindi questa sono, nel bene e nel male. Il tuo rapporto con i fans? Il mio rapporto è strettissimo, io li amo moltissimo e siamo in contatto perenne, soprattutto in internet, perché insomma sono molto presente io su Instagram, su Twitter, su Facebook, quindi ci scambiamo, rispondo e poi loro mi seguono, prendono i treni, partono, arrivano da qualunque parte dell'Italia e insomma è molto stretto. Non solo televisione, ma anche editrice, giusto? Perché hai un B, il tuo Ah sì, no, nuovo, editrice no, perché edito dalla Panini, sì, diciamo, ho un edizione, magazine, sì, quindi magazine. magazine, sì. B, come mai questo progetto? Come Ma non lo nasce? so, perché volevo condividere anche con chi va in edicola a comprare delle cose, volevo condividere il mio mondo, quindi il mio modo di vivere, lo volevo condividere anche attraverso la carta stampata e quindi è nato questo B Magazine. L'idea proprio di creare questo. Sì, di una sinergia, no? Oltre che seguirmi in televisione, insomma, chi voleva anche vedere su carta stampata, seguire consigli, il modo di vivere, trucchi, segreti, e quindi mi è piaciuto fare questo. E adesso invece parlaci del tuo nuovo libro, grande. Se lo desideri accade. Se lo desidera cade, Sì, come mai. ma ce l'abbiamo qua Ecco. casualmente, c'è qua. Casualmente qui. Di cosa parla? Come mai questa idea? Parla, ma guarda, perché io sono anni e anni che leggo da Osho a Coelho a Rhonda Byrne, e questo parla della legge dell'attrazione, per il quale se tu ti connetti col cielo, qualunque pensiero tu fai attrai esattamente quello. Per cui se tu ti svegli al mattino e sei positivo e pensi una cosa meravigliosa, prima o poi questa cosa ti accade. Se tu invece ti svegli negativo e dici mamma mia, oggi piove. Oggi sarà una giornata terribile. Oggi non troverò parcheggio, devo andare a pagare le bollette e non trovo parcheggio. E succede che tu non trovi parcheggio. Cosa ti costa pensare? Ok, piove, vabbè, pazienza, mo esco, arrivo fuori alla posta e trovo parcheggio subito. Lo sai che succede così? Che trovi parcheggio? Davvero, se lo desideri, accade. E qui ci sono tutti i vari trucchi, ci sono anche tanti aforismi alla fine, perché poi uno la sera va a dormire, fa così, Per chi non ha appunto ancora. sfoglia. E legge un piccolo aforisma, lo legge, sono poche righe, e poi non so, ci pensi e la notte vai a dormire con questo pensiero, ci lavori su durante la notte e ti svegli sicuramente più positiva. Benissimo. E come passerà il Natale Barbara D'Urso? Lo passo con i miei figli, a Milano, tranquilla, lontana dalla televisione, sì, in Progetti famiglia. appunto futuri per il nuovo anno? E torniamo subito, torniamo con Pomeriggio 5, torniamo con Domenica Live e quindi sai, io sono tutti i giorni in televisione, sabato faccio le prove e quindi scrivo libri, ho il magazine e poi nel frattempo nascono varie cose, il braccialetto, il portafortuna e quindi insomma sono 24 ore su 24 su questo.
Come passa il suo tempo libero, Barbara D'Urso? La sua giornata? Se ce n'è. Non ce n'è, ma io sono felice così. Io ringrazio tutte le mattine, mi sveglio e ringrazio qualunque cosa mi succeda. Non ho tempo libero, vivo qua dentro, in questo camerino, dalla mattina alle 9 fino alla sera alle 9, alle 10, e quindi tempo libero non ce l'ho. Se voglio un po' di tempo libero per esempio, andare a correre al parco, mi sveglio alle 6:30 e vado a correre la mattina presto. Però ho scelto questa vita, mi va bene, sono contenta così. Vuoi parlarci invece del tuo un altro tuo progetto, il profumo, Vera? Ce lo spruzzi un po'? C'è lo spruzzo, ci sta il profumo, qualcuno c'è il profumo? Eccolo là. Vera. Allora, dove lo possiamo, Vera, lo possiamo Vera trovare in tutte le profumerie? No, Vera. C'è anche in Valle d'Aosta questo profumo? Sì, credo proprio di sì. Quindi a tutte le amiche dei... I centri commerciali tipo Auchan, Il Gigante, tutti i centri commerciali. Perché? Perché questo profumo che io ho dedicato alla mia mamma, che si chiamava Vera, perché questa idea? Perché lo trovo una cosa molto femminile e poi ha un profumo che ho scelto io personalmente, che ora mi metto, ed è veramente... Adesso tu direi che è buono perché sai che devi dire che è buono. Però adesso fai finta che non devi dire che è buono. Fai finta. Dimmi com'è. È buonissimo, no, compratelo. È buono, sì. È buonissimo. Perché è dolce, siccome mia mamma amava i gelsomini, dentro c'è... È un misto fra essenza di gelsomini, un po' tipo Chanel numero 5, fai conto. E ho deciso di fare questo rivolto a un pubblico, al pubblico poi che mi segue, che non è il pubblico che poi va in profumeria e compra i profumi da 100 euro, no? È un, ha un prezzo veramente buonissimo. E il profumo è buonissimo, quindi ho scelto proprio di stare lì nei centri commerciali, perché anche i miei libri sono nei centri commerciali, perché le persone che mi seguono e che mi amano e che io amo sono le mie signore che stirano, che vanno nei centri commerciali a comprare. Quindi comprare un profumo, lascia stare che l'abbia firmato io, l'abbia scelto io, ma che buono. Senti, sei già innamorato? Mi sono... Sei innamorato brutalmente? Guardi... Ragazze, con questo profumo lui è già innamorato brutalmente. Vi conviene quindi comprarlo? A questo punto fate voi. Vera, passiamo invece, lei è mai stata in Valle d'Aosta? Io sono stata in Valle d'Aosta. Sì, cosa certo. Ne pensi? Dove è stata? Io sono stata a Pila, in Valle d'Aosta, Pila. Sì. È bellissima Pila, è stata per tanti anni, tanti anni fa. Pila. Cosa ne pensa mi appunto? Mi piace moltissimo. Io stavo da Dio a Pila e tutta quella zona lì. Mi piace Mont-Saint-Vincent. Sono stata tante volte, sì. Delizioso. Mi piace molto. A tutte le tue fans valdostane che in questo momento ti stanno seguendo e non solo, cosa vuoi dire, Barbara? Voglio dire che davvero, innanzitutto grazie, perché una parte di voi che ci state seguendo adesso credo seguirà anche Pomeriggio 5 Domenica certo. Live, quindi per merito vostro Pomeriggio e Domenica hanno tutto questo grandissimo successo, quindi grazie. E poi, veramente, a proposito del libro, credeteci, non credete che esistano le coincidenze, io lo spiego bene qua, non esistono le coincidenze, tutto quello che accade c'è un motivo, qualunque cosa che accade ha un motivo, e basta avere pensieri negativi, qualcuno vi fa del male. Non odiate, non pensate adesso spero che a quello gli succeda qualcosa, no, pensate sempre cose positive, perché le cose positive il cielo le raccoglie e ve le rimanda. Se pensate sempre, mamma mia, ma mi capita tutto a me, guarda ora mi è capitato questo, ora mi è capitato questo, tutto succede a me, tutte le cose brutte a me, il cielo raccoglie quell'informazione e vi arrivano altre cose negative. Basta cambiare forma di pensiero. Il nostro programma è anche un reality, un talent show. Cosa ne pensa lei dei talent show? Beh, penso tutto il bene del mondo, ne ho condotti talmente tanti che... Fattoria, Grande Fratello, Un Due Testa Alla, Reality Circo. E un consiglio che vuole dare appunto a tutti i ragazzi che vogliono intraprendere il mondo dello spettacolo, qual è? Guarda, non ci sono consigli, perché quello più banale, ma che è quello vero, è che non c'è niente di facile, è tutto molto difficile, molto complicato. Come si può guadagnare il successo come il tuo?
con tanto Devi lavoro. essere molto rigoroso, studiare molto, essere molto rigoroso, non sperare che con le raccomandazioni o con le cose tu arrivi prima, perché magari arrivi prima, però duri pochissimo, ed essere proprio così inquadrati e diventare professionisti seri. Io nella mia trasmissione controllo tutto, la scrivo. Controllo persino a momenti il colore delle poltrone dove sono seduti i miei, anzi controllo le poltrone, controllo il colore del pavimento, controllo se quella luce è messa bene o male, e devi essere proprio, essere professionisti vuol dire questo, essere seri e rispettosi di tutto e di tutti. Qual è il pregio e il difetto dell'essere un personaggio come te? Ti do del tuo, Guarda, sì, mi hai detto che lo posso fare, ma allora adesso. certo, ci mancherebbe. I pregi sono tanti perché hai un sacco di privilegi, sei amata, io ho l'amore dei miei figli, ho l'amore del pubblico, è talmente tanto, talmente forte, vedi, se tu potessi girare qui nel camerino sono piena di regali che tutti i giorni mi portano, fiori, e questa è una cosa impagabile. E i difetti sono che quando hai molto molto successo, accade che tutte le mattine qualcuno si sveglia e decide che pur di apparire, quindi di avere visibilità, perché se tu dici una cosa su Barbara D'Urso rimbalza, no? E quindi ogni mattina qualcuno si sveglia e decide di dire qualcosa di cattivo su di me. E quindi questi sono, è la parte negativa, no? Perché tu sai magari che non è vero e io non mi difendo, non attacco, non polemizzo, non litigo, quindi assorbo e lascio che le persone cattive facciano, però insomma non è piacevole. E ancora alcune domande, poi la lasciamo tranquilla, ma avrà tantissime cose da fare. Sì, c'è la fila là fuori perché ho fatto entrare prima te, che insomma sei, Qual è te l'avevo promesso. la trasmissione appunto che gli ha regalato di più? No, Finora, tutte. tutte? Tutte, anche quelle che non sono andate bene, tipo non so, Reality Circus, che era meravigliosa, a tutte. Le amo tutte. L'abbiamo vista anche nel ruolo di come dottoressa Jo. Com'è essere Dottoressa un'attrice? Jo? Io amo la dottoressa Jo. Io voglio tornare a fare la dottoressa Jo. Tornerò come dottoressa Jo. Tornerà. Ci Prima o poi vedrete. anticipazioni, quindi ci stai dando delle anticipazioni. La dottoressa Jo tornerà prima o poi, quando ci avrò 80 anni, rincoglionita, sarò operatoria a far nascere i bambini. Noi, Barbara, appunto, ricordiamo il tuo libro, che lo possiamo Lo sai trovare come si chiama? se... No, e leggere non vale, ma scusa, ne ho parlato No, sì, no, finora, ma è dicevo, quella, se il desideri, camere me lo accade. sa? Come si chiama? Se ci credi... No, No, se se ci desideri, credi... accade. No, sbagliato, No? rimandati. No. Se No? lo desideri Se lo... accade. Se lo è desideri, se questo... desideri una cosa Se lo accade. desideri, E accade. certo. Scusami. Noi ti ringraziamo veramente, Grazie, grazie grazie a per voi, essere stata ragazzi. gentile. Un saluto che vuoi dare a tutti i nostri telespettatori valdostani e non solo. Allora, Ancora. voglio venire presto a mangiare, c'è una specialità pazzesca che si chiama i pizzoccheri. È vostra, no? No, i pizzoccheri no. Sei sicura? Sì. È il Trentino, quindi proprio dall'altra Trentino. parte. Si vede che vivo chiusa dentro il camerino di Cologno. Una tristezza pazzesca a mangiare riso in bianco e petto di pollo. Sogno i pizzoccheri. E in Valdosta cos'è la La specialità? fonduta, la... La la... fonduta! È buona la fonduta. È buona, buona. Allora noi Vengo l'aspettiamo. presto a mangiare la fonduta. Grazie Va Barbara bene. D'Urso, grazie Ciao, mille. grazie ragazzi. Ciao.